Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì. Il sindaco risponde dalle 19.30 alle 20.25, quindi grazie per chi ci sta seguendo. Vi ricordo che i numeri di telefono, così prima di presentare l'ospite, vi diamo già i nostri numeri con le dirette allo 049 80 77 753, per i messaggi 345 33 411 71. Per l'email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete chiedere e fare delle richieste anche su quella piattaforma, nella pagina di iReporter, quindi avete molte disponibilità per fare delle domande al nostro ospite, che questa sera non è il sindaco, perché il sindaco è impegnato per il bene di Padova ed è andato a Roma. Abbiamo il vice sindaco Andrea Michalizzi, che lo ringrazio, grazie di essere buonasera, con noi. Buonasera. È un piacere anche per me averla come piacere ospite. Allora, però, prima di iniziare la trasmissione, andiamo, visto che tra pochi giorni ci sarà lo switch off, cioè si cambieranno e cambieranno molti canali, andiamo ad ascoltare questo spot e capirete il perché. In virtù dello switch off, TV7 Triveneta cambierà canale. In Veneto ci troverete al canale 19. I residenti in provincia di Verona dovranno risintonizzare il televisore o il decoder dal 9 marzo. I residenti in tutte le altre province venete lo dovranno fare dal 10 marzo. Chi risiede a Trento e Bolzano, invece, può risintonizzare già da ora. Nella provincia autonoma di Trento, TV7 Triveneta sarà visibile al canale 16, in quella di Bolzano al canale 15. Per continuare a vedere i nostri canali TV7 Triveneta e il 13, ricordati di risintonizzare il televisore o il decoder. Quindi mi raccomando, dovete farlo nelle date che avete visto. Se non ci vedete più nel 12, risintonizzate, eccolo qui, ci vedete nel 19, come ha detto il promo, sul canale 19 dal 9 a Verona, dal 10 in tutte le altre città del Veneto, in provincia di Trento sul canale 16, in provincia di Bolzano nel 15, in Friuli Venezia Giulia siamo nel 14, quindi già lì è stato fatto lo switch off, dunque mi raccomando. Va bene, ritorniamo a noi. Allora, non essendoci sindaco, però noi, vice sindaco Andrea Michalizzi, abbiamo delle domande da porre che dovevano essere fatte al sindaco, per correttezza gliele dico. Allora iniziamo con Andrea, che le chiede tre domande in una, quindi dovrà rispondere a tutte. Quando sarà concluso il progetto di riqualificazione dell'area Boschetti? Quando inizieranno i lavori del tram linea Volta Barozzo e quando saranno finalizzati? La terza è l'area PP1 e Scasometro, quali sviluppi? Beh, tre belle domande, perché sono, come dire, tre questioni anche molto pregnanti, molto interessanti per la città. Allora, il Boschetti, questo è un cantiere che ho seguito io, so che il sindaco viene sollecitato spesso su questa questione, e è il cantiere più difficile che abbia affrontato in questi 5 anni, perché quell'area ha grossi problemi di bonifica. E di inquinamento e quindi di bonifica, ecco, vediamo le immagini. Da realizzare, e quindi l'intervento è stato complicato soprattutto su questo versante, perché quando si scava in un'area come quella, noi sapevamo dai rilievi che ci arrivavano dalla progettazione che era stata fatta nelle precedenti amministrazioni, evidenziava l'alto tasso di inquinamento, ma poi di volta in volta devi affrontare la situazione che scavando si trova. Quindi abbiamo trovato dell'amianto, abbiamo in più occasioni, in più punti, trovato idrocarburi, quindi è stata una vicenda, come dire, molto complicata. E poi questo significa coinvolgere l'ARPAV, coinvolgere lo SPISAL, caratterizzare le fibre che si trovano, analizzarle, fare un progetto di bonifica, ulteriori spese e così via. E quindi, insomma, un cantiere difficile. Noi la parte di bonifica ormai l'abbiamo terminata tutta, e quindi stiamo avviandoci nelle fasi di realizzazione proprio di quello spazio, che, lo ricordo, sono 10.000 metri quadrati di giardino che si aggiungono, grazie alla passerella che abbiamo già installato, ai giardini dell'arena, dalla parte di via Gozzi verso la stazione. Quindi sarà, come dire, un accesso anche molto, molto bello. Noi contiamo di poter aprire per aprile
speriamo anche prima, il camminamento centrale. Il camminamento centrale con la risagomatura dell'argine e quindi avere, come dire, la parte di parco che poi va verso il fiume e anche il pezzo che si spinge verso le palazzine. In questo modo noi stabiliamo il collegamento e completiamo, come dire, apriamo il 70% dell'area. Resta un pezzo che noi non avevamo trovato, come dire, realizzato nel progetto, trovato, quello delle palazzine, cioè le palazzine sarebbero rimaste le palazzine disabitate e degradate che oggi conosciamo. Ma con un'operazione brillante chiusa alcuni mesi fa, noi abbiamo scambiato il valore di quelle palazzine con un'area edificabile vicino all'attuale Parco Iris. In questo modo quella partita lì si svolgerà con il proprietario, il privato, che le ha acquisite. Lei è stato bravo, vice sindaco, però sei un po' più rapido perché abbiamo tante domande. Lei l'ha spiegato bene, quindi ha fatto bene la spiegazione, però ovviamente avendo molte domande, molte telefonate, addirittura ci vorrebbero molte ore. Sul tram invece allora siamo un po' ormai. No, va bene, poi sì, la domanda è quando lo vedremo, l'ha detto a fine aprile. All'aprile, sì. Bene, tra l'altro prima nel leggere l'email non le ho detto che erano tre domande portando stima all'operato del sindaco. Sindaco, apprezzo molto il progetto del Parco Iris, quindi aveva detto anche questo che non l'avevo letto. La seconda è quando inizieranno i lavori del tram Voltabarozzo? Allora, noi a primavera dovremo già avere l'impresa e quindi partire con l'intervento, che i cantieri dureranno 3 anni circa, in tutta la rete. E quando invece, per quanto riguarda l'area PP1 ex gasometro, quali sviluppi? Lì invece siamo ancora, come dire, indietro. Qui è il sindaco in persona che sta seguendo la cosa. L'area è andata in bonus adesso con la nuova proprietà e quindi stanno preparando un progetto. Lì serve trovare una buona sinergia, diciamo, una buona motivazione del proprietario che possa in qualche modo mettere in piedi un progetto che finalmente può dare sviluppo a quell'area. So che si parla di residenziale, studentati, appartamenti per persone anziane, però diciamo che oggi un progetto come dire, definitivo su quell'area non c'è. Attendiamo, come dire, anche facendo quello che possiamo, come dire, gli sviluppi della proprietà. Adesso le leggo un'email che è un papiro, però gliela devo leggere per correttezza. Poi tra l'altro Dennis e Elisabetta in redazione hanno già estrapolato che le immagini. Allora, io ho sottoscritto Frizzarin Giorgio, nato e residente a Padova, in via Giovanni Bordiga, al numero 3, con la presente sono di informare gli uffici preposti dello stato di degrado oramai definibile indecoroso in cui si trova attualmente la suddetta via, auspicando che la mia ennesima segnalazione possa essere da monito a chi di dovere per attuare una serie di migliorie necessarie non più rinviabili affinché l'area indicata sia degna di considerarsi parte integrante della città di Padova. Via Giovanni Bordiga ha inizio dalla rotatoria di via Montà adiacente all'ingresso di Corso Straglia in direzione Bologna. La via risulta essere ad oggi una delle rare strade rimaste all'interno del comune totalmente sterrata, definisce di altresì strada bianca lunga circa 400 metri. Nello specifico, accendendovi da via Montà, la via si presenta asfaltata per 200 metri. In questo tratto non vi è installato alcun tipo di illuminazione, stiamo vedendo le immagini, pertanto nelle ore serali e notturne risulta essere di poco pericolosa a causa proprio della scarsa visibilità. I 400 metri successivi che portano fino al termine della via sono invece totalmente sterrati, ghiaia e terra. Nella parte serrata di via Bordiga sono dislocate 6 abitazioni private, non vi è altresì alcun tipo di illuminazione ed il suolo mostra enormi buche che, oltre a essere di difficile gestione da parte di noi residenti, che alla meglio proviamo di tanto in tanto a ricoprire, provocano danni non indifferenti ai mezzi di trasporto e rendono pericoloso il passaggio di biciclette e motorini. Proprio all'imbocco della via, in prossimità della rotatoria, si trova l'ex Centro Verde, una vasta area totalmente abbandonata confinante con la pista ciclabile di via Montà, a meno di 50 metri dalla scuola primaria Raffaello Lambruschini. Nello spazio dell'intera proprietà si annoverano accumuli di macerie, spazzatura, rifiuti di ogni genere e di materiali.
ha fatto un papiro, io gliel'ho letto, papale, e vice sindaco, se vuole rispondere. Ah, sì, sì, ha scritto molto, ma in effetti anche dalle immagini non ero mai stato, e infatti ascoltavo con curiosità. E la strada non è assolutamente urbanizzata, non c'è fondo stradale da quello che vedo, e tantomeno asfalto. E me la prendo in carica, quindi me la prendo in carico, e se riesco poi anche contattare il cittadino vado volentieri a vedere. Mi viene un dubbio se sia una strada pubblica, perché è difficile trovare una strada di proprietà pubblica in queste condizioni. Però insomma la analizzo volentieri, non voglio, come dire, giungere a conclusioni, la analizzo volentieri, anzi mi piacerebbe andare. E quindi insomma, perfetto, noi abbiamo tutti i nominativi, ovviamente poi la nostra redazione Elisabetta O'Denis le darà tutti i nominativi, come facevamo con il sindaco che era presente, che la Jessica, perché avevamo tutte le parti in modo da non avere il tipo notarile, in modo di non avere dubbi o perplessità sulle telefonate e i messaggi che arrivano, e per correttezza dei cittadini, certo. So che voi ci tenete in particolar modo. C'è già la prima telefonata, quindi sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, io sono Diego. Facciamo l'audio. Carlo. Pronto? Pronto? Chiedo alla regia se può alzare l'audio in studio, grazie. Pronto, riproviamo. Pronto? Pronto, sono Diego Giancarlo. Ascolti, può abbassare leggermente la sua televisione a casa, perché altrimenti noi non la sentiamo? Sì. Se lei abbassa e si ripresenta, ecco. Noi la sentiremo meglio. Bene, allora io sono Diego Giancarlo, ripeto, da Padova, io abito l'Arcella. Prego Giancarlo dall'Arcella, sentiamo sempre basso una domanda, Marco. Ci è stato un po' male, per il semplice motivo che l'Arcella è a nord praticamente di Padova, è chiamiamolo quartiere più popoloso, e il comando di polizia municipale a Padova è al martedì, e a giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, no? Martedì e giovedì e basta. Bisogna fare un po' di considerazione. L'Arcella fa circa 50.000 abitanti e mi sembra che sia fortemente penalizzata per il semplice fatto che l'Arcella è caratteristica, è sempre stata un po' divisa dal centro della città perché c'era ferrovia in mezzo, però è sempre stata un po' trascurata, ma bisogna fare delle considerazioni che sono di basilare importanza, e sono per esempio l'Arcella, dal momento che logisticamente si trova in questa situazione topografica, che sono un fracco di extracomunitari. Poi, quindi qual è la domanda? Tutto, ho fatto anche un altro paragone. L'Arcella conta come numero di popolazione circa 50.000 abitanti. Sì, mi scusi. Che equivale a tutta la città di Rovigo. Perfetto, mi scusi. Sì, però oltre alle considerazioni corrette che lei sta facendo, se fa delle domande specifiche al vice sindaco, anche così ne potrà rispondere, perché abbiamo anche tante telefonate, le chiedo veramente un po' di sintesi nel concetto, se fa le domande così poi il sindaco e il vice sindaco le risponderà. La domanda è questa, insomma, ci vorrebbe un comando di polizia più efficiente a Padova, considerato che appunto l'Arcella è popolosa, no? Non sarà mica possibile che la sera ci sia un comando di polizia municipale che ci siano 12 ore su una settimana, no? Con tutto quello che succede, ecco, questa è la mia domanda. Praticamente lei chiede che ci sia più sicurezza, insomma, che siano più vigili, giusto? Insomma, mi sembra logico. Perfetto, grazie. Vice sindaco, se vuole rispondere. Certo, una richiesta importante, quella del controllo del territorio. E beh, anzitutto va detto una cosa, cioè l'Arcella ha una sua stazione di comando, gli altri quartieri no. E questo è proprio perché lì l'amministrazione ha voluto mettere una presenza in più, che poi fa il conto con la disponibilità di vigili totali e ovviamente le necessità di tutta la città.
A me piace un modello dove il vigile, più che star dentro la stazione, stia fuori in strada con la macchina, con la moto, cioè che sia in mezzo alle persone, avere una sede decentrata, oltre alla centrale operativa, sempre aperta con gente dentro, ma insomma che stiano anche, cioè invece averli fuori è meglio. Dopodiché il controllo e la sicurezza dipende anche da altri fattori. L'Arcella è il quartiere dove noi abbiamo fatto il grande investimento per l'illuminazione e alcuni anni fa abbiamo completamente rinnovato l'illuminazione del quartiere. L'Arcella più con l'illuminazione nuova a LED significa un'Arcella intanto più gradevole, perché l'illuminazione da questo aspetto. Vice sindaco, il telespettatore, il cittadino di Padova dice vorrei più sicurezza, più vigili lì, ecco, questa è la domanda in parole povere. Esatto, all'inizio io dicevo questo proprio, se negli altri quartieri non c'è, e qui c'è, e non c'è una stazione di comando di polizia, all'Arcella c'è, e quindi il fatto che all'Arcella ci sia, a differenza degli altri quartieri, significa che lì c'è la volontà di tenere un controllo e una base con più attenzione. Con più attenzione. Dopodiché dicevo, a me piace il vigile in strada più che in ufficio. Ecco, certo. L'illuminazione è un elemento importante per rispondere anche alla questione di sicurezza che diceva lui, per quello facevo riferimento. La domanda la faccio io, quindi c'è la possibilità di che sia un ulteriore vigile all'Arcella per quello che ha detto e richiesto il nostro telespettatore? E, insomma, noi facciamo già molti giri, bisognerebbe aumentare il personale, questo noi non possiamo farlo, e bisogna anche coordinarsi con le altre forze dell'ordine, perfetto, polizia, carabinieri e fare attenzione, come dire, anche a un buon coordinamento in questo senso. Certo, c'è un'altra telefonata, sentiamo che abbiamo Lino. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Lorenzo. Se alziamo l'audio. Pronto? Sì. Con chi parliamo? Lorenzo, zona Bassanello. Lorenzo, zona Bassanello, adesso è un po' meglio. Prego, Lorenzo. Allora, angolo via Costa con via Buzzaccarini. La viabilità in quella zona presenta qualche difficoltà per quanto riguarda adesso i nuovi insediamenti che sono stati fatti. Dove prima c'era un'unità abitativa, adesso sono sorti dei condomini e quindi ci sono parecchie vetture che alla sera non trovano parcheggio e sono costretti a parcheggiare un po' dovunque. Noi abitando in quell'area non troviamo mai il nostro posto auto, anche se c'è l'indicazione parcheggio riservato. Quindi da vedere se era possibile pensare a una forma di viabilità diversa in via Buzzaccarini per poter fare dei posti auto magari riservati per i residenti, perché non ci sono possibilità, come i ristoranti che ci sono e altre attività commerciali, anche durante il giorno è un disastro, non si trova mai il posto auto libero, anche se appunto è indicato proprietà privata. Anche nell'angolo di via Buzzaccarini con via Costa è un parcheggio, è un incrocio un po' particolare, è successo anche un incidente con una persona che è morta, e là basterebbe modificare un pochettino e creare delle barriere per evitare che ci siano delle difficoltà, per esempio, perché parcheggiano anche dove è consentito soltanto il passaggio pedonale. È stato molto chiaro, Lorenzo, è stato molto chiaro. E poi l'ultima cosa, evidentemente, entrando a casa ogni sera per il Bassanello, è un degrado enorme vedere, appena oltrepassato il confine del Bignasego, vedere quelle impalcature ancora che sono un obbrobrio, ed è veramente una cosa indecorosa. Chi arriva da Padova Sud per entrare in città a Padova trova veramente una cosa che è poco gradevole, insomma, quindi pensare anche a creare un ingresso un po' più decoroso in città arrivando da Padova Sud. Grazie signor Lorenzo, le risponde subito il vice sindaco, le chiedo rapidità che lei guardi, abbiamo già 4 messaggi, un'altra telefonata sotto, quindi se lei è in sintetico, ovviamente accontentando le richieste dei nostri cittadini di Padova, prego. Sì, grazie Lorenzo, allora possiamo vedere se con una modifica della viabilità si può migliorare la possibilità di parcheggio, il numero di posti auto, in buona sostanza la disponibilità di posti auto, quella è una zona molto come dire residenziale, il posto è vero che è difficile trovarlo, non è possibile in zone fuori dal centro fare invece i posti auto riservati ad i residenti.
L'accesso, la qualità dell'accesso sud è una questione che mi sta molto a cuore, condivido quello che dice il signore Lorenzo, e noi ci siamo mossi in questi anni e siamo intervenuti con l'esproprio dell'area, se si ricorda, l'accesso lì presenta più situazioni di difficoltà, quella degli ex distributori che abbiamo demolito, bonificato, oggi lì c'è un parcheggio che aiuta anche un po' il tema di cui parlavamo prima, con un accesso al fiume migliorato. L'urbanistica sta affrontando il tema di quelle abitazioni che sono di proprietà privata e quindi lì siamo, come dire, legati ad un'operazione che il comune può facilitare, può innescare con lo strumento urbanistico, e c'è un rapporto con la proprietà che pare abbia trovato, insomma, un acquirente che possa dare anche soddisfazione a quel tipo di esigenze e cambiare anche quel panorama, insomma. Un'altra telefonata, poi si nota tutto perché poi i telespettatori lo richiedono. Io ho tutto scritto. Tutto scritto. Allora c'è un'altra telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Anna, parlo dalla Guizza. Prego, signora. Senta, io Anna. Volevo sapere. Senta che bella, è una bella. Signora Anna, parco, signora Anna. Di, signora Anna. Vicino alla lì di via Modigliani. Sì. Signora Anna. Perché ho visto che hanno cominciato a fare le case, il quartiere, ma il parco non vedo che fanno lavori. Perfetto, volevo dirle che ha una bella voce pimpante, cioè una bella. L'ho interrotto, se vuole ripetere gentilmente. Io ho capito. Ha capito? Sì. Prego, scusi, altre domande da fare al vice sindaco? No, quello che dovevo fare era questa qua, insomma, è quella che a me interessava. Grazie signora, le risponderà subito il vice sindaco. Sì, ho capito, però signora le devo chiedere un po' di tempo, perché devo per forza passare per la mia collega del settore verde, quindi le rispondo a breve. Se sono partiti con gli interventi, sicuramente la porzione in capo al comune ci sta già arrivando e quindi noi abbiamo programmato la spesa. Sulla partenza dei lavori, questo non glielo so dire, però posso essere più preciso nei prossimi giorni. Alla Guizza però, notizia di oggi in giunta, abbiamo approvato un progetto di potenziamento dell'illuminazione e quindi tra un mese siamo nelle condizioni di portare le nuove illuminazioni a LED in molta parte della Guizza. Bene, è già passata mezz'ora quasi, è volata, visto? Allora noi andiamo in pubblicità, poi abbiamo già messaggi, telefonate, rimanete con noi tra poco.